ragazzi. Ciao Andrea. Ciao ragazzi. Allora, Michelangelo porta un argomento che io ho trattato tantissimo tempo fa, perché in realtà il Food Home è presente in Blender, è utilizzato anche in Blender già da tanto tempo. È una cosa molto interessante, potete vederlo anche oggi nel mondo del cinema. Non si girano quasi più, almeno le grandi case, non girano neanche più i film all'esterno, ma creano l'esterno all'interno dell'interno. Tipo dei Mandalorian, esatto. Comunque, Michelangelo adesso ci spiegherà bene. Okay. Michelangelo Rocchetti. Grazie. Grazie. Intanto ringrazio anch'io Francesco e Alessandro per avermi dato questa opportunità. E chi è questo? Sono io, sono Michelangelo Rocchetti. Mi conoscete su YouTube, ho questo aspetto qua. Dal vivo sono senza il cappello, su Blender ho questo aspetto qua. E lavoro in questo posto qua. Non sono architetto, non sono artista, nonostante il mio nome, e ho scoperto Blender a settembre del 2020. E lavorando in quel posto, che adesso sembra una costruzione, basta, vi dico di che si tratta, si chiama Museo del Balì, è un moderno science center. All'interno della villa ci sono delle postazioni che i nostri visitatori possono provare in prima persona, toccare, sperimentare, schiacciare bottone, tirar su cose, spingere cose, insomma, è un museo scientifico moderno. In questa saletta qua si trova il planetario, che è la parte del museo che ho in gestione io, diciamo, dal 2020. Questa piccola cupolina invece è un osservatorio per non farci mancare nulla. Ci troviamo in provincia di Pesaro Urbino, a 10 minuti dalla costa, la cittadina si chiama Colle del Metauro, e naturalmente d'estate siamo aperti, siete tutti invitati a venirci a trovare. Ora, domanda per voi. Chi di voi è mai stato sotto la cupola di un planetario? Ottimo. Alcuni sì, benissimo. Vabbè, facciamo un po' di storia. Il primo planetario del mondo è nato quasi 100 anni fa al Deutsche Museum di Monaco. Era questa macchina qui. Aveva al centro un grosso proiettore che serviva a dar luce alle stelle e una serie di proiettori secondari invece che servivano per sole, pianeti e luna, perché hanno un moto indipendente rispetto alle stelle fisse. Il proiettore era prodotto dalla Zeiss, che ad oggi è ancora il top di gamma per quanto riguarda i proiettori ottici, e aveva un sistema optomeccanico, cioè l'operatore aveva dei pulsantini con i quali attivava dei motori, accendeva delle luci, faceva apparire cose, faceva sparire cose, effetto alba, effetto tramonto, eccetera, eccetera. 100 anni fa, Deutsche Museum. Poi arriva anche in Italia questa cosa, la tecnologia del planetario. Dobbiamo aspettare il 1930 per avere il primo planetario in Italia, ancora in servizio a Milano. Planetario civico Ulrico Oetli. Anche quello era uno Zeiss, un po' diverso dal precedente, un po' più moderno, emisfero nord e emisfero sud, varie altre cose per i pianeti al centro, effetto alba, effetto tramonto e via dicendo. Anche questo è un sistema optomeccanico. Facciamo un bel salto avanti al 1973, al Griffith Observatory Planetarium, abbiamo le prime proiezioni laser. Quindi non più il planetario usato per fare astronomia, ma il planetario usato per fare spettacolo. Proiezioni con laser colorato, proiettori laser, ma dato che c'hai la cupola ci metti pure il proiettore meccanico, quindi è un sistema ibrido in cui le stelle venivano fatte nel vecchio modo e tutti gli effetti speciali, diciamo, potevano essere fatti dal laser. Andiamo ancora un po' più avanti. 1983. Qui non c'è un posto ben preciso, un po' in giro per il mondo si comincia a videoproiettare cose sulla cupola. Le prime immagini digitali appaiono sulle cupole dei planetari. Proiettori ibridi, di nuovo, le stelle venivano sempre fatte al vecchio modo, col proiettore pieno di lenti. E allora andiamo ancora un po' più avanti, perché ancora non siamo arrivati ai planetari moderni, che sono questi. Nel 1996, sempre in giro per il mondo, cominciano ad apparire dei videoproiettori che riescono a proiettare su tutta la cupola. E allora possiamo sostituire il vecchio proiettore ottico con questa cosa qui, che da sola è in grado di coprire l'intera cupola a 360 gradi. Quindi proiettare
dappertutto, un campo stellare completo. Sono i primi sistemi da proiezione totalmente digitale, non serve più la parte ottica perché fa tutto il digitale. Bene, ora, volete sapere dove siamo arrivati, sì o no? Perché qui non ci siamo fermati, possiamo andare avanti ancora con una slide. Vado avanti? Sì. Vado avanti, ok. Andiamo avanti. Recentemente, in giro per il mondo, abbiamo sistemi a multiproiezione, dove ogni porzione della cupola viene presa in gestione da un proiettore, oppure, questa è proprio l'ultima tecnologia che adesso hanno soltanto in America, si chiama Dome X, è quello che poi utilizzavano per le serie TV tipo The Mandalorian, nel quale è praticamente tutta la cupola è come un enorme schermo. È spettacolare, cioè sembra di essere davvero lì, ma noi qui siamo adesso in Italia al massimo. E questa cosa è complicata perché sono, ad esempio, questa è una configurazione di 6 videoproiettori normali, diciamo, da cinema, che devono essere comunque raccordati fra di loro, in modo tale che chi si trova in cupola vede un'immagine senza scatti, continua, come se fosse un'immagine unica. E quindi occorrono 6 computer che gestiscono i videoproiettori, più un direttore d'orchestra che manda a ciascun proiettore la sua parte di cielo, la sua porzione di cielo da proiettare. E vabbè, e questa è, diciamo, in breve la storia dei planetari. Ora, per capire perché non si può fare con qualsiasi altro programma questa cosa, cerchiamo un attimo di capire che cosa devo mandare in pasto al proiettore per avere una buona proiezione sotto la cupola. Noi siamo abituati a vedere schermi piatti, come questo che avete qui, e quindi proiezioni flat, io le chiamo, su schermi flat. Che succede? Succede che l'immagine viene proiettata, l'immagine di partenza è un rettangolo, la proietto su un rettangolo, ottengo esattamente quello che voglio, senza problemi. Ok, e difatti questo è l'esempio, sviluppato anch'esso con Blender, nel quale il mio soggetto, che è quello che vedete sulla sinistra, un cubo, lo ritrovo proiettato pari pari a quello che ho costruito su uno schermo piatto. E fin qua lo facciamo tutti i giorni. Andiamo avanti, nella cupola abbiamo un problema. Dobbiamo riuscire a coprirla tutta la cupola. Se proiettiamo con un proiettore flat, che succede? Succede che della cupola ne copriremo solo una piccola parte. Quindi non avremo un'immagine che ci copre totalmente, avremo un'immagine proiettata su una porzione dello schermo. Quello che vedremo sotto la cupola sarà qualcosa di simile a questo. Vogliamo proiettare quel cubo, lo proiettiamo su una porzione della cupola, verrà distorto perché stiamo proiettando su una superficie curva, e piccolo perché il proiettore occuperà una piccola zona del nostro schermo che abbiamo a disposizione. Quindi questo tipo di immagine non posso darla in pasto al videoproiettore del planetario perché mi viene fuori intanto piccolina, poi distorta, insomma non va bene. Allora, prima di tutto dobbiamo risolvere il problema di proiettare su tutta la cupola. Per questo occorre fornire al proiettore una lente detta lente fisheye, che prenderà la luce e la spargerà su tutta la cupola, più o meno in questo modo qua, in modo che riusciremo a coprire tutta la superficie della cupola. Questo è il sistema di proiezione che abbiamo noi al nostro planetario, quindi un proiettore centrale con la lente che copre tutto quanto. Però se l'immagine che vado a proiettare è il nostro solito cubo, otterrò lo stesso qualcosa di non proprio gradevole. Otterrò sì una proiezione su tutta la cupola, ma non esattamente quello che vorrei vedere. Sarà un'immagine molto molto distorta, è grande quanto la cupola intera, e adesso il cubo rimane un cubo, immaginate che sia un qualsiasi altro, un panorama, che ne so, avrò per esempio la base del panorama qui, fino a qui ci sarà il panorama, poi da qui in poi vedrò il cielo. Quindi non è neanche questa una cosa che è adatta. Abbiamo risolto il problema della proiezione, ma ancora quello che proiettiamo non è adatto. Cosa si proietta in cupola? Si proiettano immagini di questo tipo, proiettiamo dei gran tondi. Dei tondi nei quali l'orizzonte è tutto ciò che abbiamo sulla circonferenza, il cielo sarà questa parte centrale e guardate questo cubo qui, non è più un cubo, è un cubo distorto, in modo tale che quando poi verrà proiettato la lente fisheye lo proietterà nella maniera corretta. E allora quando si parla di filmati full dome,
si intendono filmati che vivono dentro un tondo di questo tipo, distorti nel modo corretto, per poi essere proiettati in cupola nella maniera perfetta, senza distorsioni e dappertutto. Oh, cosa c'entra tutto ciò con Blender? C'entra perché su Blender, finalmente, di serie viene data una telecamera full dome, che si può sostituire alla classica camera che usiamo praticamente sempre. E abbiamo pure la possibilità di avere una preview sul tondo di quello che poi andremo a vedere in cupola. Ora, io in questo momento ho messo un Blender Attack, vi faccio vedere come si fa, tanto ci vogliono solo 5 minuti, lo facciamo live, e poi vediamo qualche esempio di cose che ho preparato con Blender. Ti dobbiamo chiamare Bucciaccia. Esatto. Allora, ho preparato una scena marziana, adesso la apriamo e vediamo un po' com'è. Considerate che il mio è un Mac vecchiotto, quindi se un pochino scatterà il tutto, ci sta, dai, ci sta. Allora, questo l'ho modellato io, è una superficie, ho immaginato che nel 2085 su Marte ci sarà una base umana, e quindi da qui sono partito con un planetario per le quarte e le quinte elementari, dove fanno questo viaggio su Marte, e ci sono io che gli dico che su Marte non si respira l'aria, che quindi devono stare attenti al respiratore, e insomma cominciano a vedere le cose da Marte come cambiano rispetto anche dalla Terra. Allora, facciamo così, ci mettiamo da qualche parte, no, ho già sbagliato tutto, ok, dicevo, ci mettiamo da qualche parte e aggiungiamo una telecamera normale per adesso. Aggiungo, camera. Poi andiamo a selezionare Cycle, ma è già selezionato perché la camera full dome è disponibile per il momento soltanto su Cycle. Andiamo qua sull'iconcina della telecamera, selezioniamo Panoramic e tra le panoramiche selezioniamo Equi Rectangular e Equi Distant, che è proprio quello che a me serve. Ora, se andiamo a vedere la nostra telecamera, intanto togliamogli la rotazione. Qui. Zero. Questa la lasciamo più o meno dove si trova, anzi alziamola un pochino, eccola lì, giriamola perché sennò stiamo inquadrando il pavimento, quindi giriamola verso l'alto, ecco fatto, e adesso andiamo a vedere una preview di quello che vede la nostra telecamera, quindi da così avremo la vecchia telecamera, dovremo cambiare qui la nuova camera full dome. Ed eccoci qua. Direte voi, beh, ma quello è un ovale, non è un cerchio, d'accordo, perché dobbiamo pure aggiustare la nostra risoluzione 2048x2048. Lavoro di solito in questo formato qui. Abbiamo il nostro quadrato e possiamo abbassare un pochino la nostra telecamera per vedere un po' meglio quello che inquadra. Eccola qua. Eccoci qui, l'ho messa in un punto non troppo bello, non troppe cose, e comunque si crea la nostra inquadratura e questa immagine, così come la vedete ora qui, è distorta, ma proiettata sotto la cupola, verrà un'immagine perfetta. E terminiamo questa parte interattiva e vi faccio vedere un po' di cosine che ho preparato per il planetario dove lavoro. Facciamo così che tanto è uguale. Questa prima cosa è una cometa che gira attorno al Sole, la coda della cometa sta sempre dalla parte opposta, non so se lo sapevate, non è che la segue sempre, quando la cometa si avvicina al Sole la coda sta dietro, quando invece la cometa si allontana la coda sta davanti. Così funziona. Poi le altre sono più belline, questo è un impatto con un asteroide. Poi abbiamo preparato... Questa è un'animazione del Meteor Crater in Arizona, fatta con una heat map scaricata dalla NASA e poi con un piano nel quale sono andato a fare un po' di displacement, ho mandato giù la telecamera e ho fatto un giro intorno al Meteor Crater. Adesso qui nel tondo, a poco senso immaginatevelo,
di vedere questa cosa sotto la cupola, tutto intorno a voi. Che risoluzione ha il proiettore? Allora, è un proiettore 4K, è un proiettore da cinema 4K, però considera che dei 4K che abbiamo a disposizione noi ne usiamo praticamente la metà, quindi la cosa che mi interessa è quanti sono i pixel in altezza, e il 4K in altezza sa circa 2000 pixel, quindi alla fine il mio tondo è 2000x2000. Quindi è un proiettore unico spalmato. Sì, qui al Museo del Balì abbiamo un unico proiettore. No, esatto. Il Planetario di Torino, per esempio, hanno un sistema multiproiezione. Quindi avrà una soluzione più alta. Quindi arriveranno a 4K sicuramente. Credo a 4K e basta. Anche perché noi arriviamo a 2K, ma nella nostra cupola già 2K al bordo si cominciano a vedere le aberrazioni della lente e cosine che non dovrebbero esserci. Il problema è che il sistema a due proiettori costava 10 tanto, 10 per, quindi abbiamo dovuto un attimo... Quindi sta leggermente al di sotto dell'orizzonte, dell'altezza della base della cupola, questa una persona si trova leggermente sopra la testa? Esatto, sì, sta al centro, ad altezza leggermente sotto la cupola, corretto, sì. Vediamo un'altra cosa. Oh, questo è bellissimo. Questo per lo spettacolo di Halloween. Si comincia a guardare le stelle da un cimitero. Dove sinistre presenze si accolgono. Poi qui svanisce, in realtà io riesco a fondere l'immagine che costruisco con Blender con l'immagine che nativamente mi dà il planetario. Alla fine c'è un software che si chiama Digistar che prende in input i video di qualsiasi formato e ha la possibilità di definire un canale alfa nel quale lui al posto del nero va a proiettare il cielo stellato nativo del Digistar, che poi dopo fa tutte le altre cose. Questo sempre planetario di Halloween. C'è un momento in cui dico adesso ce ne stiamo tranquilli, lasciamo passare il tempo tutta la notte, vediamo le stelle che lentamente sembrano muoversi e a un certo punto vengono fuori loro. Sei una cattiva persona. Lo so. Poi abbiamo il finale dello spettacolo di Halloween. C'è un attacco da parte di un fantasma, un po' di cloud simulation. Lo faccio tutto da solo, eh. Poi qui c'è la voce che dice, adesso se n'è andato, state tutti bene, dai dai, facciamo presto, se il sole sorge ci riusciremo a... No, maledizione, sta tornando! E insomma, finisce col planetarista che muore, in poche parole. Quindi sei cattivo e vieni anche pulito per me. Esatto, ci sono i titoli di coda. Dicevo, faccio tutto con Blender, dalla generazione del video, al montaggio con il video editor, agli effetti sonori, li aggiungo anche quelli sotto Blender e andiamo avanti, vediamo cos'altro. Ho una bella nevicata, questa l'ho messa nel planetario di Natale, dove il narratore in quel caso era proprio Babbo Natale e quindi si vedevano le cose che succedono dall'emisfero nord, anzi dal polo nord, il fatto che è sempre notte, il fatto che le costellazioni e le stelle sembrano girare attorno al centro del cielo e alla fine si scopre che il narratore è proprio lui, è Babbo Natale, che dice adesso io vi devo salutare, è un appuntamento davvero importante che non posso perdere, e si piglia la sua slittina e se ne va. Come vedete tutto è estremamente low poly, senza alcuna pretesa di fotorealismo, ma ci sta per l'utilizzo che ne faccio. Questa cosa qui l'ho presa su Blender Swap, poi dopo l'ho animata io. Lo stesso per il cimitero che ho trovato su Blender Swap e poi ho fatto l'animazione. E questo dopo. Questo è quello che avete visto prima. L'arrivo su Marte della gita scolastica. Come fai spostamento di tutto questo qua? Come?
quando fai lo spostamento tipo così arrivo. Ecco, comincia, ben arrivati, eccetera, eccetera. Sì, può succedere questa cosa. È successa, abbiamo il digitale dal 2020, ci è successo una volta, un bimbo è stato male per questa cosa qui. Un bambino. Allora, vado avanti. Questa è l'astronave che arriva per il planetario che ho fatto per Carnevale, che si intitola A spasso nello spazio, in cui è un planetario fatto a due voci, in cui io e il mio collega facciamo, io faccio quello tonto, lui fa quello colto, che fanno un giro per lo spazio a vedere curiosità e viaggiano sull'astronave musicale che va più veloce con la musica disco dance anni 70. Poi, questo invece per una cosa didattica, è un planetario in cui si fa vedere che all'interno del Sole, delle stelle, nascono gli elementi degli atomi che compongono anche il nostro corpo, e quindi ho fatto questa cosina qua. Io ho fatto solo la tabella periodica, la cosa che vedete nello sfondo è un video dell'ESO che l'ESO mette a disposizione, molto bello tra l'altro. Poi vediamo, ce ne sono altri due. Ah, questo è carino, questo è il planetario dell'emisfero sud, nel quale a un certo punto ce ne andiamo dalla Terra e quello che state per vedere è, se vuol partire, questo è generato dal Digistar, lo sfondo, mentre il wormhole l'ho fatto io. No, ok, si arriva sul sistema di Proxima Centauri. Questo è fatto con Blender invece, dove c'è la stella, c'è il pianeta, perché pare proprio che attorno alla stella più vicina ci sia un pianeta roccioso, tra l'altro, quindi buono, un po' troppo vicino alla sua stella, e quei due puntini che vedete laggiù in fondo sono le altre due stelline, Alfa Centauri A e Alfa Centauri B, perché è un sistema ternario. Poi ce ne andiamo proprio sulla superficie del pianeta a vederlo da più vicino. E questa è la superficie. È un po' tipo Tatooine, ma con tre soli. Per finire, l'ultimo. Parte come un'auto e poi va su. Questo è il finale del planetario dei bambini, che ci vediamo nelle tra le stelle, ciao a tutti, il razzo parte. E vabbè, poi, oltre ciò, torniamo qui, ho quasi finito ma non ho finito. Abbiamo detto che su Cycle c'è la soluzione nativa della camera fisheye. E dimmi, beh, per Ivi c'è questo, è un add-on sviluppato dal nostro Gioaulo, che purtroppo oggi non c'è, che serve proprio, no, in realtà l'add-on serve per fare video VR con Ivi, ma gli ho chiesto io a Gioaulo se mi faceva un adattamento per fare video full dome, dato che alla fine altro non è che la metà di un video VR, dove prendiamo soltanto la parte che sta di sopra. Quindi Gioaulo ci ha lavorato, l'ha sviluppato, funziona, e quindi si può fare anche con Ivi. Vi faccio vedere qualche cos'altra che ho fatto, alcuni scenari, perché quelle che avete visto prima erano delle animazioni che avevo preparato, ma ci faccio pure gli scenari, perché il planetario dove lavoro ti fa vedere sì le stelle, però sarebbe carino se all'orizzonte avessimo pure qualcosa, tipo una storia che parla dell'inquinamento luminoso in città, ci puoi mettere quella cosa lì, che vedi poche stelle. Questi sono gli scenari marziani che avete visto anche prima. Quello a destra è il primo che avevo usato, scaricato da BlendWarp, quello a sinistra invece è quello che dopo ho fatto io. Scenari terrestri, con un po' di erba, un po' di natura, qualcosa di più simile a casa nostra. Lo scenario polare, quello di Babbo Natale, là a destra. Lo scenario lunare. Questo è il Polo Nord, attenzione.
quello. E ancora la Terra con la Luna, il cimitero che avete visto prima, e poi ultima cosa, sì, tempo, pianeti. Il nostro sistema Digistar riesce pure a proiettare dei pianeti con delle texture che posso scegliere io. Quindi lui c'ha soltanto le cose reali, quelle che esistono davvero, c'ha la texture per Marte, per Saturno, per Giove, per alcuni esopianeti, non le ha per i pianeti di fantasia. Ma siccome ho in cantiere un planetario sulla fantascienza, mi servirebbero un po' di texture di pianeti fantascientifici. E allora li ho fatti. E vediamo se li ho fatti bene. Siete familiari con Star Wars? Sì. Assolutamente sì. Ok. Che pianeta è questo? Non saprei. Uno dei più famosi. Tatooine! Tatooine! Corretto! E questo? Esatto! E questo? Ah, questo è tosto, Stop! No! Inizia per B. Bespin! Bravo! Ok! Ne ho altri tre, vediamo. Questo? Camino, esatto. Allora li ho fatti bene. Questo? Geonosis, corretto. Sembra un po' una pizza, ma è Geonosis. Questo? Mustafar. Dai, allora non ho lavorato male. Questo no, non credo. Datomir, ve lo dico io. Questo? Nabu. No. Come si chiama? Dagoba. E per finire è l'ultimo, questo, vabbè, questo si riconosce. Sì, qual è? No, perché il proiettore non proietta niente, ma ci sono i cerchi luminosi. È Coru? Coruscant, esatto. E vabbè, e questo è quello che faccio io al museo.